Bentrovati allo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi facciamo un viaggio nella tradizione immobiliare e lo facciamo con Andrea Toscano, amministratore delegato della Toscano Spa. Andrea, bentrovato, grazie per essere qui con noi. Grazie a te Gerardo, è un piacere essere qui, vi seguo poi costantemente. Bene. Ed è veramente un format interessante che dà tanti spunti sull'immobiliare. Ti ringrazio, grazie mille, grazie mille. Allora, Toscano, 40 anni e non sentirli, come si raccoglie un'eredità così densa di tradizione? Beh, allora, io li ho vissuti dal principio, ho 43 anni, quindi l'azienda è nata pochi anni dopo la mia nascita, quindi seguivo naturalmente la crescita, lo sviluppo, i passi. Del papà Ilario? Assolutamente, ecco. Di mio padre che l'ha fondata 40 anni fa, ed è stata un'avventura fatta di difficoltà, chiaramente, di successi, anche di momenti chiaramente di insegnamento. Io dal mio punto di vista chiaramente ho poi vissuto invece l'entrata in azienda, che è stata un qualcosa di graduale, passando dal basso, nel senso che facendo esperienza in tutti i ruoli. Sono partito nell'IT, quindi diciamo un inizio un po' diverso, l'ho scelto anche con cognizione di causa, questo perché un po' casuale, perché era il periodo di albori dell'IT, web, era il 2003 circa, e da lì ho fatto esperienza in un ambito che poi mi è servito tantissimo, perché poi nel 2008-2009 invece iniziai a fare agente immobiliare non a Roma, ma a Milano, e da lì passo dopo passo ho fatto varie esperienze in vari settori e mi ha dato la possibilità di imparare tante cose. Chiaramente poi gli aspetti commerciali sono la parte più importante, fare l'agente, certo, perché poi riesci a vivere quello che vive ogni agente immobiliare. Noi facendo poi servizi per le persone, servizi per le reti, conoscere bene la base è la cosa più importante. Allora, Gruppo Toscano è tante cose, rete diretta, rete in franchising, tecnologia, editoria, mutui, ristrutturazioni, ma anche Guidobaldi, quindi il lusso, ecco. Come vedi l'evolversi dei servizi di mediazione e quali secondo te saranno da implementare da qui a breve? Allora, vedo sicuramente la specializzazione come un elemento importante da portare avanti, nel senso che ci sia l'esperto denominato il lusso, sì. L'abbiamo appena deciso per lo scorso anno da che divisione abbiamo reso il lusso un'azienda a parte totalmente verticale, okay, che però andrà in sinergia, quindi questi due aspetti, specializzazione allo stesso modo sinergia, sono degli elementi che vedo importanti. Un aspetto su cui poi come azienda, noi, ti parlo anche del presente, di come la vediamo, di cosa stiamo facendo, mettere al centro molto il consumatore. Abbiamo fatto, sì, grandi investimenti sulla parte di customer care, è diventata consuetudine per noi ascoltare i clienti, somministrare costantemente SARVI, ma da queste SARVI anche prendere spunti operativi da diffondere sulla rete, perché in questo modo cosa otteniamo? Otteniamo feedback sul nostro operato, certo, idee anche di cosa c'è bisogno e le andiamo a somministrare anche sulla rete vendita, apportando poi delle novità, anche confrontandoci tra di noi, tra i servizi per esempio che abbiamo implementato anche ai nostri agenti è stato quello di fargli avere un contatto, se un cliente ci contatta a livello direzionale immediatamente gli si fissa un appuntamento, questa è una piccola cosa che però ha portato grandi vantaggi. Altro aspetto, sempre lato servizi che vedo, bisogna cercare di offrire tutto, sì, i mutui, ne hai parlato te, le assicurazioni, ecco, abbiamo da poco costituito una partnership con una società di brokeraggio, facendo un broker, sì, proprio a nome Toscano, proprio perché crediamo che al cliente sia importante dargli un servizio a tutto tondo, anche per il mondo delle locazioni, in modo anche di poterle rendere il cliente ricorrente, perché il mondo delle locazioni, chiaramente, certo, la garanzia dei canoni è un elemento fondamentale, molto importante. E altro
Aspetto poi che ritengo cruciale è continuare a lavorare costantemente sulle persone e quindi sulla formazione dei nostri agenti. Abbiamo diffuso dei programmi di coaching su, per esempio, i sales manager della rete diretta costantemente fanno anche dei programmi di coaching, perché sono volti poi a sviluppare il livello del servizio al cliente finale. La nostra poi lato formativo, dedicare grande attenzione alla formazione, una formazione fatta di anche qui sinergia, condivisione, perché poi si è tanti agenti, sono tante agenzie, ma molto spesso non ci si vede poi così, certo, spesso. E tanti speaker della scuola di formazione delle varie agenzie d'Italia mettono nelle condizioni pure di poter prendere spunto gli uni dagli altri. Delle contaminazioni, della contaminazione positiva. Certo, quindi questo, ecco, degli aspetti tutto volto comunque al cliente e il supporto poi agli agenti. Certo. Mercato che sta cambiando tanto, tantissimo. Tu pensi che si possa realizzare il modello di mediazione definitivo, oppure pensi che il mercato sia comunque talmente grande da consentire ad una pluralità di soggetti che sempre fanno mediazione ma in modo diverso di esistere e prosperare? Guarda Gerardo, io vedo comunque una tendenza a forme di raggruppamento. E come modelli di mediazione poi in fondo abbiamo, sì, sono nate le agenzie immobiliari online che hanno anche dato magari degli spunti al mercato, ma per lo più vedo una tendenza al raggruppamento dove o attraverso magari i servizi ci si lega attraverso i servizi di portali, sì, oppure di piattaforme di vario genere, oppure gruppi con delle politiche differenziate a seconda anche del tipo di agente. Però noto una tendenza al raggruppamento e vedo che forse questa sarà la principale cosa, cioè il non sentirsi soli, certo, potrà aiutare sicuramente l'agente immobiliare a trovare poi, a fare il proprio modello, che è quello di mediare tra le due parti, certo, essere un riferimento e essere sempre più riconosciuto come un professionista, perché quello che i clienti chiedono costantemente è una tranquillità nell'operato e quindi avere una persona di riferimento che gli risolve tutto il problema della casa. Questo è una tendenza al raggruppamento, poi con modelli differenti, è quello che io vedo. Poi che possano nascere nuove cose, il futuro è sempre denso, sì, si parla di metaverso, di cose, quindi... Sì. Avventurarsi in un passettino alla volta, ecco. Direi magari le cose sbagliate. Ecco, diciamo che il fatto certo è che, come c'è insomma un cliente per ogni casa, probabilmente c'è anche un cliente per ciascun modello di mediazione. Ecco, questo può. Okay. Prima dicevi, ci ricordavi che tu hai cominciato la tua scalata in azienda proprio dall'IT, quindi dalla parte tecnologica. Parliamo un attimo di digitale. Secondo te, che ruolo gioca la tecnologia digitale nell'immobiliare e qual è il punto di equilibrio per non farsi fagocitare? Ecco, come sempre, il troppo poi non è mai buono, quindi troppa tecnologia porta anche all'agente immobiliare ad allontanarlo pure dalle relazioni. Sì, relazioni è un rapporto umano, quindi non solo digitale. Penso che però la tecnologia possa aiutare soprattutto nella pianificazione, che ti può aiutare a gestirti meglio e a velocizzarti, ti può aiutare a indubbiamente anche a un altro aspetto, a prepararti e essere sempre più preparato verso il cliente, ma ciò non toglie che non è che la preparazione o uno strumento tecnologico ti farà prendere un incarico, sarà le tue capacità unite, certo, a degli strumenti che magari utilizzi e che mostrano al cliente qualcosa in più. L'altro aspetto, la tecnologia ti mette nelle condizioni di vedere come stai operando, quindi osservarti, quindi misurarti e capire dove devi andare e ottimizzare, perché a volte se le cose le lasci solo nei pensieri potresti prendere anche delle decisioni sbagliate, invece la tecnologia in questo ti può aiutare. Ora, l'uso della tecnologia sano
talune volte non è facile bilanciarsi, bisogna avere la capacità di spingere, di mettere in modalità aereo il cellulare, perché è l'unico modo in cui concentrarti, perché oggi tra notifiche di vario genere le cose importanti magari non le riesci mai, e che hai pianificato magari nella tua agenda, non le riesci a portare avanti. E questo è quell'equilibrio importante. Tra una volta, quello che percepisco anche con i collaboratori, che la tecnologia ti porta un pochino una necessità magari di disimparare come facevi una cosa in un modo, e magari quello ti porta a essere un pochino resistente ad utilizzare certi aspetti uniti magari a quello che sei te. Quindi questa capacità di metterci in gioco e magari aggiungere degli elementi tecnologici, ma mantenendo quello che noi sappiamo. In quel momento devi un pochino imparare, e quindi è quella fase in cui magari devi provare ad utilizzare quel qualcosa che ti può aiutare nel lavoro, certo. Ma senza esagerare, perché quello che dicevi te sicuramente, esagerare nella tecnologia può portare solamente svantaggi. Sì. Domanda difficile, ma tu sei un diplomatico e sono sicuro che ci darai una visione assolutamente equilibrata. Come vedi questa concentrazione anche di tecnologia derivante proprio dalle grandi acquisizioni che sono state fatte, no? Quindi da fondi internazionali su portali gestionali, eccetera, eccetera. Come vedi questo tipo di concentramento, che è diverso rispetto a quello di cui parlavi tu prima? Certo. Qui c'è una concentrazione quindi di dati, di influenza. Come te la rappresenti? Ecco, che tipo di influenza pensi che potrà avere sul mercato? Allora, è un fatto che ci sono in ogni settore della nostra vita delle aziende che prendono sempre più dati. Penso anche che nel mercato entrano costantemente nuove start-up, e quindi c'è un modello magari dove possiamo sempre puntare un pochino al fai da te, se vogliamo, perché le innovazioni sono costanti. È vero che talune volte poi vengono subito acquistate, questo è un altro aspetto ancora. Esatto. Compriamo la concorrenza, è vero. E allo stesso modo i gruppi che allo stesso modo cercano di avere un'identità propria, credo che qualsiasi agente immobiliare è bene che abbia comunque una propria strategia e non sia dipendente da una sola cosa. Poi, indubbiamente, il fare rete tra agenti immobiliari, sistemi a monte, potrebbero in questo tutelare l'agente immobiliare. Se ne parla da tanto tempo, creiamo un qualcosa di proprietà degli agenti immobiliari che supera un po'... Un sistema interconfessionale. E chiaramente dovremmo tutti fare dei passi indietro, magari per fare dei passi avanti. Questo è una cosa che potrebbe accadere. Forse devono maturare i tempi. I tempi ancora. Sì, per inciso, io personalmente, opinione personale, credo che da un lato chi investe tanti soldi, voglio dire, in aziende, insomma, che cosa genera? Genera dei partner per l'agente immobiliare che hanno risorse, che possono garantire sicuramente continuità, stabilità, affidabilità e molti più servizi. Dall'altro però credo che rispetto a queste major tecnologiche, forse anche un maggior spirito comunitario, ecco, tra gli agenti, possa magari bilanciare un eventuale, non oggi, ma un eventuale magari strapotere, ecco, se vogliamo, a livello così di influenza, che comunque oggi i dati comandano, e quindi sarebbe interessante, no? Come ricordavo alcune settimane fa durante un evento, se è vero, come è vero, che negli Stati Uniti almeno metà delle transazioni avvengono attraverso piattaforme comunitarie, professionali, prima ancora di pubblicare l'annuncio di vendita, no, sui portali, voglio dire, lì significa quantomeno conservare, ecco, se vogliamo, il valore all'interno di comunità professionali, che non significa che ci sia una contrapposizione, ma semplicemente un bilanciamento. Certo. Ecco, questo assolutamente, ecco, in questo pure penso ci sia posto per tutte le identità. Ecco, i gruppi magari ci sono forme più identitarie, forme meno identitarie, chi è da solo e usa magari strumenti di varie major,
E per ognuno c'è un qualcosa. Il far parte di qualcosa credo che è una cosa che ne abbiamo bisogno tutti, sì. Quindi in forme diverse, ne parlavo poco fa, tenderemo sì. tutti verso il raggruppamento in nelle varie forme possibili. Bene, bene. Andrea, grazie per la tua grazie disponibilità, la tua testimonianza, sempre densa, ricca. Promettimi però che non ci metteremo 5 anni per rivederci qui allo Sgabello, che tornerai presto con novità e aggiornamenti. Bene, va molto, bene? Sicuramente. Grazie a tutti, a te, chi ci ha grazie seguito, a chi ci ha seguito. Grazie. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo Sgabello, puoi farlo scrivendo lo sgabello@gerardopaterna.com. Ci vediamo in occasione del prossimo video.